Nella tradizione italiana e fanese, le castagnole sono considerate uno dei simboli del carnevale, come attesta anche un proverbio diffuso nei vari dialetti marchigiani, un dolce semplice di quelli che si faceva una volta, ricoperto di glassa di zucchero e con ripieno di crema pasticcera, chantilly o cioccolato, oppure una variante tipica del fanese, come ci illustra il maestro pasticcere. La tradizione di Fano comunque ha un prodotto particolare. Un prodotto particolare che è la castagnola al forno, quindi all'anice. Già nel 47 producevano questo tipo di castagnola ed era prodotta praticamente con una ricetta che tuttora oggi è quella che usiamo praticamente, tramandata dal nonno a me. Sono pochi ingredienti: farina, uova, alcol e baking, che è una polvere lievitante. Si impasta la farina con l'alcol, che serve ovviamente per dare una spinta, perché queste poi castagnole vengono cotte al forno a vapore, quindi il baking, che è un lievito, si aggiunge dopo e serve per far comunque lievitare maggiormente il prodotto, quindi farlo gonfiare e alleggerirlo. Si deve far lavorare quella pasta almeno 7, 8, 10 minuti, che lei deve incordarsi. Si mette sul banco, si spezza e si lavora a mano, ovviamente. La pasta è un impasto molto morbido, appiccicoso, quindi la caratteristica è che neanche difficile teoricamente da lavorare con macchine, quindi bisogna farlo proprio manualmente. La cottura è una cottura mista a vapore e ovviamente a temperatura abbastanza alta. Tempo di cottura intorno ai 15-18 minuti, ma la caratteristica che le contraddistingue, che le rende speciali, è dopo la cottura queste praticamente castagnole vengono cosparse di uno zucchero cotto a 118 gradi. E viene colato sulle castagnole bollenti, proprio perché se le castagnole fossero fredde si asciugherebbe velocemente, e vengono cosparse con uno zucchero che è praticamente zucchero e anicini messi insieme. Quindi la caratteristica di questa castagnola, quando uno la mangia, poi è croccantezza, friabilità e dolcezza e sapore dei anici che la contraddistingue. La tradizione del dolce tipico del carnevale rimanda per il pasticcere urbano all'usanza di un tradizionale componente culinario. Questa castagnola, noi racconto un piccolo aneddoto, la saltiamo in un pentolone che ancora lo tengo lì, lo conservo, perché per me è un qualcosa che mi lascia un sentimento, perché era il pentolone del nonno, che gli è stato regalato nel 47 quando gli americani hanno abbandonato Fano, che hanno salvato, comunque liberato Fano dai tedeschi. Hanno lasciato questo pentolone, che era un pentolone che loro ci cuocevano la pasta, ovviamente il nonno ha sempre usato poi per saltare queste castagnole.